Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi torniamo con un video un po' vecchio stile su questo canale. Vi porto nel dietro le quinte di un qualcosa. Praticamente ho chiuso un cliente che ha delle gioiellerie dove dovremmo andare a fare dei video 360 dei gioielli e mi ha chiesto un video dimostrativo prima di firmare il contratto, le cose, per valutare la qualità e come vengono le cose. Se sentite rumore di sottofondo è giustamente il ventilatore perché fa troppo caldo. Quindi cosa ci servirà oggi? Beh, delle luci. Questo tavolo rotevole qua, che l'ho comprato su Amazon, è tipo super cheap, però per ora va bene quello. E cercheremo di capire come imbastire il set lungo, insomma, lungo questo video, perché non ho bene idea di come fare le cose. Ok, allora, sicuramente volevo provare, dato che non ho un backdrop bianco, uno sfondo bianco, proverò a mettere tipo sul computer uno sfondo bianco neutro, pulito, e vedere come mi funziona quella cosa lì, altrimenti proveremo a farlo sul muro. Non è la migliore delle cose. Lo so, però oggi va così. Se vedo che viene proprio una schifezza, mi toccherà noleggiare uno studio. E poi basta, luce, adesso cercheremo di capire come gestirle. E penso possa essere interessante anche per voi vedere qualcosa, insomma, di nuovo, di diverso, che non sempre si vede fare. Allora, come prima cosa, setup luci, sicuramente userò un softbox dall'alto 100% e poi vediamo cosa succede. Quindi questo andrà sicuramente sopra con un Godox SL60, poi boh, vedremo cosa fare. Io sinceramente, ragazzi, non ho molta idea di come fare questa cosa, cioè, nel senso, ho una vaga idea, però appunto questa cosa qua mi serve anche a me per capire come gestire le luci, eccetera, eccetera. La luce la attaccheremo su questa giraffa qua, ok? Perché voglio praticamente che sia perfettamente sopra il nostro orologio. Ok, per farvi capire, l'idea è questa qua. Adesso cerchiamo di farla funzionare. Quanto odio fare queste cose da solo, ragazzi, c'è cioè una cosa odio totale. Comunque, ci siamo. L'orologio in questione sarà questo. Se resta su, altrimenti dovrei averne altri da qualche parte. Via, ci siamo. Il drone, ci metterei un altro video sotto, così, perfetto. E vediamo se riesco a farvi vedere un po' meglio. Così, e qua praticamente ci va il nostro orologio. Questo qua potrebbe andare sicuramente meglio. Allora, adesso il dietro le quinte continuerà con il telefono perché mi serve questa camera qua. E basta. Cioè, questo è più o meno il setup. Vediamo se riesco a farvi vedere. Ok. Poi adesso comunque ci mettiamo un polarizzatore, un po' di cosine fighe e vi faccio vedere pian piano, insomma, cosa tiriamo fuori. Ok, ragazzi, allora dovrei in teoria qua, yes, avere dei guanti di tipo cotone, e per fare queste cose qua è fondamentale perché altrimenti lasciamo ditate ovunque. Allora, questi non sono i migliori guanti al mondo, mi sono arrivati quando ho comprato tipo una scatola di robe per pulire la macchina fotografica. C'erano anche sti guanti qua, ovviamente poi per quando dovrò fare il lavoro
super professional, fatto super bene, dovrò procurarmi dei guanti un po' più decenti, perché questi qua me li metterò solo su una mano, che è quella destra, con cui maneggerò l'orologio e il tavolino. Quindi questo togliamo la pellicola di protezione da qua, yes, e ci mettiamo sopra l'orologio. Bomba, la prima cosa è fatta. Seconda cosa da capire è luce. Sicuramente mi piace la luce qua così dall'alto, e però vorrei metterne un'altra magari qua dietro, che dia un po' di cosa laterale, e molto probabilmente userò un filtro polarizzatore per togliere un po' di riflessi. Vediamo cosa si riesce a fare. Come lente, al momento penso che utilizzerò il 16-35 2.8, lo terrò a f5 più o meno, e dovrò tirare giù e spegnere tutte le altre luci, yes, così. E adesso vediamo. Allora, ok, l'idea è quello di comunque riprenderlo dall'alto verso il basso, non perfettamente perpendicolare all'orologio. Tipo questa potrebbe essere una buona altezza, però adesso devo valutare. Ok, sì, potrebbe essere una buona altezza, però non con questo obiettivo. Io, ragazzi, spero che voi mi vediate, perché no, non ne sono al 100% sicuro. Penso di avere la testa un po' tagliata, però va bene così. Allora, cambiamo obiettivo, cambiamo batteria e vediamo così come viene. Tra l'altro, ragazzi, stasera sono a fotografare un evento in cui c'è Tony F. Così, a caso. Ok, così non è male, però si vede tutto un po' troppo. Allora, proviamo ad abbassarci un po'. Proviamo con un 100 mm. Proviamo con il 100. Ok, meglio. Possiamo alzarci ancora un pelo. Tipo, vediamo se così è troppo. Sì, così è troppo. Troppo alto. La parte più complicata di tutto questo è trovare la posizione perfetta, perché poi per il resto, ok, così non mi dispiace. Devo spostare un po' però questo, vediamo. Ok, vediamo girando cosa succede. Ok, come vedete va completamente fuori. Io lo voglio che sia sempre perfettamente in centro, quindi non va bene. Per avere questa cosa, l'orologio dovrà stare qua. Vediamo. Allora, posso provare ad avvicinarmi un po', tipo così. Il problema adesso è il bianco dietro. Allora, non è malissimo, ma non è comunque come vorrei. Diciamo che sicuramente l'orologio sta in mezzo. I problemi sono due. Quella merda lì va a scatti. Primo problema. Secondo problema, non mi piace come è posizionato. Ok, non mi dispiace, però a sto punto tornerei a provare a fare una cosa del genere. Tra l'altro sto cavalletto fa più cagare, e quindi adesso facciamo cambio, perché mi sta facendo incazzare parecchio. Anch'io sono un po' scemo, a usare il cavalletto buono per il telefono e quello rotto per la camera. Però, anzi, vediamo se una di queste cariche, yeah, vediamo se tutte e due sono cariche. No. Allora, però se metto questa qua tipo così, non è male. Allora,
Monitor. Direi di provare a girarne uno a 25 fps e uno a 50 per poterlo poi rallentare ancora, e voglio farne uno con sta luce qua bella sflashata e uno con il softbox davanti. Vediamo cosa cambia. Vi faccio fare un paio di giri just in case. Ok, adesso proviamo a farne un paio a 50, 4K a 50, e anche qua facciamo fare un paio di giri. E adesso proviamo col softbox qua davanti, perché a me ogni tanto non dispiace avere una luce un po' più dura. Vediamo adesso voi cosa vedete da qua, perché forse da qua è un po' meglio, dai. Allora, mettiamoci anche qua il coso, il diffusore. Ok, facciamo partire, primo è fatto. Adesso farei un'altra a 25 come prima. Questo è uno, poi dobbiamo rifarlo anche a 50p. Ok, sono abbastanza contento di come sono venute le prove. Non mi resta che provare a mettere le clip su DaVinci e vedere effettivamente cosa è venuto fuori, perché finché non ce l'ho lì sullo schermone non posso né approvare né scartare, quindi proviamo a dare un'occhiata. Allora ragazzi, come vedete ho appena dato un'occhiata, non sembrano malissimo, devo ancora lavorarci un momentino. Vi metto qua adesso l'esempio. Capite anche voi cosa siamo riusciti a realizzare, insomma, con questo setup luci eccetera. Per questo video è tutto, vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un like se vi è piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima. Peace.